Gastone Vandelli era un caro amico, ma era anche e soprattutto un grande poeta in dialetto. Aveva il doppio registro, quello che faceva sorridere e quello drammatico. In questo caso c'è una cosa sua titolata Morti in Culegna, in cui racconta un episodio di guerra partigiana, è in dialetto, e di questo episodio si è anche impadronito in maniera, lo dico con ammirazione, anche Francesco Guccini. E racconta un episodio di guerra partigiana quando, beh, non sto neanche a anticiparlo perché la spiegazione viene da sola. Gastone Vandelli, Morti in Culegna. Se mi fate magari un pochino... Me, Cassio, Pedro Almoro, Clamatena, sato una naif la scimbiancheva tot, aveva andato incontrarsi la culena al fiol dal biant, ci metta tot al brot. Al vant l'era già sé, e per la schiena sinteven di brevi da fermer, a iera un frat compagno sulla culena, che stuleva la forza di respirare. E camenna pian pian e te camenna per chi ander forte seba per calzel, con no aveven tolto la carabena, clere country tudesca al nostro fail. Arrivena l'incraus d'una stradlena per incontreres con qual ed la brighè, che insomma cletra stampa candestena l'aveva da consegnare sull'unità. Quand Pedro sfarmet bot tot agitè. Compagni, al des, am senza ser il cor, am di la infant ligea clarame, per Dio le lo, le al brot, le la calmor. Non capen più niente, e zat vulè tut quant fin a cal ponte in quel stradlen, dove era il brot, l'era sfigurè dal bot che aveva andecchi a sassen. L'era schelz, senza giacca né capel, nut fin alla cintura e ligè il man. L'aveva un asse d'lan fatta cartel con scritto, quasta le la fin per i partigiani. Dir qualche no provenne in cal momento, un spol compagno, un spol, cardim a me, a ieri in tut quant fuori sentiment, nanza cal pover compagno, tot ardotta a sé. Dopo aver maledato e aver sighè, a stacchen cal sgrassè della ramè, e sulla naiv compagna avanzurè chi le rempagè, la morte chi rempagè. E poi supplena il brot sulla culena, e sulla busa me imite un bastan, Cassio al tirè du culpet carabena, ultum salut e tot al battagliano. Al cuore sre savien, per la stradlena, la porteva al comando dal battaglian pian pian sotto la naive in clamatena tornando sui nostri pass con classe in mano. Quando fon arrivè alla posizione i set mandè la stampa clandestina, Cassio mostrò il cartel con una mano e Pedro snieca il poncio la culena. Al cartel al passè da mano a mano la naive la cascheva feina feina in gran silenzio tutti i partigiani i guardien calbastan sulla culena. Di tutto questo, di quello che è capitato a loro, il responsabile principale fu Renato Tartarotti, che era un capitano di una squadra speciale della questura, che era quella che si occupava di ammazzare, eccetera, e anche il questore Tebaldi, che però riuscì a sfuggire. Invece Tartarotti fu condannato, processato, tentò di fuggire ma fu ripreso sulle montagne bergamasche, portato a Bologna, fu processato e nell'ottobre del 1945 lo portarono al tiro a segno in via Gucchi e lo fucilarono. Non mostrò mai nessun segno di pentimento.